Sono contento per me, per la squadra, stasera va bene per noi tutti, e sono molto contento e mi la godo stasera. Libo, 10 gol in Europa League, fermabile. Certo, sono contento, speriamo che arrivi anche in campionato e niente, sto lavorando e spero e cerco di fare sempre il massimo. Ma perché il Libor di Coppa è così diverso da quello del campionato? Ma io non guardo queste cose, io quando scendo in campo provo a dare sempre il massimo, forse in campionato trovo un po' di difficoltà, però non cerco di non pensare a questa cosa, non è... finalmente segnare anche lì e poi penso che farà meglio. Libor, quale squadra vorresti incontrare nel prossimo turno di Coppa? Ma penso che non c'è una squadra, ci sono tutte le squadre forti e noi ci penso che possiamo combattere con tutti, con Chelsea, con tutti e ci proviamo e abbiamo fatto vedere che in Europa siamo molto forti. Sì, quanto è comunque gratificante andare a dormire stasera da capocannoniere dell'Europa League? Certo, bello, per me personalmente è una gran cosa, dico, stasera mi la godo, sono contento per me e per tutta la squadra. Una vittoria importante in un momento nel quale a livello anche fisico non brillate. Certo, ci troviamo un po' in difficoltà, anche domenica contro Fiorentina si è visto che ci è mancato qualcosa, ma dico... Noi penso che abbiamo fatto vedere per tutta la stagione che siamo una gran squadra, siamo in Coppa Italia, siamo in Europa League, in campionato siamo sopra, quindi penso che abbiamo fatto vedere che siamo forti e dico, adesso ci manca qualcosa ma dobbiamo riprendere. Grazie. Sono molto contento e dico, stasera me la godo e sono contento per me, per tutta la squadra e che ci abbiamo passato turno. Senti, questa è la tua vetrina, la manifestazione in cui ti esalti, hai fatto 10 gol compresi i preliminari, hai fatto meglio gli attaccanti come Cavani, cosa ti succede? Ti trasformi in Europa? Ma io non cerco, non è che in campionato di meno che queste cose, io cerco di dare sempre il massimo, per adesso in campionato sicuramente ci manca qualcosa, però io ogni minuto che gioco in campionato provo a fare lo stesso e dico per adesso ci è mancato qualcosa e questa cosa voglio cambiare, voglio dare anche una mano al campionato. Senti, incombe il sorteggio dei quarti, ora vi aspetta probabilmente un'altra grande squadra. Certo, adesso penso che sono tutti forti e sarà bello per la Lazio, per noi, per i tifosi e noi ci combatteremo con tutti. L'ultima, secondo te a questo punto siete nei quarti, mancano 4 partite per arrivare in finale, questa Lazio secondo te è attrezzata per arrivare fino in fondo? Tutti hanno visto come siamo come squadra. Grazie.